YouTube per il selfie. Ah, qua devo fare VIP. Dove siamo? Andiamo avanti, ragazzi. Nel mezzo del Po, sono proprio dei film dove tu entri, ci sono due e mezzo del mattino. Fresco lì, c'è la bella lettina. Sì, per sei proprio bello. Siamo in direzione nord. Ancora un'ora e mezza. Un'ora e mezza la destinazione, una delle destinazioni. Sì. Poi dormiamo e ci svegliamo, poi vediamo dove siamo. Che tu bevo in two coffee studio? Yeah. Small or large coffees? Sì. And 20. Thank you. Buongiorno. Buongiorno, yeah. There we go. Nice. Buongiorno, devo pulire la lente, vi sto guardando adesso, scusatemi un attimo. Mister Nobari mi ha appena detto, forse... Oh, ma che è questa cosa stamattina? Forse ha ragione, perché quando parlo sputo e quindi la mia lente sempre è piena di schizzi. Un po' schifo per questa cosa, eh. Siamo a Aptos, per chi mi conosce, per chi mi segue da tanto, è la città dove... il paesino dove comunque facciamo sempre le vacanze estive con la famiglia di Nicole. Amo questo posto, per me è una tappa fissa quando vengo a nord. Abbiamo lasciato giù l'Emilia e quindi ora io e Mister siamo in direzione nord. Faremo un po' di tappe. Sarà divertente nei prossimi giorni, ragazzi, sarà veramente divertente. È già stato divertente dal momento che ha toccato terra questo pazzo, però molto intenso perché non abbiamo ancora dormito abbastanza. Non abbiamo ancora dormito abbastanza. La nostra media non va più di 5 ore a notte, quindi no. Anzi, forse lui meno, però io a giro mi sono sparato 5 ore, mi sento veramente meglio. Facciamo una bella colazionina e poi ciao. What? Una puntatina al pier di Aptos con questa barca a ritto che sicuramente avete già visto nei miei video. Intanto oltretutto ci facciamo due passi per digerire questo buonissimo bagel. Giornata bellissima, sono molto sorpreso perché normalmente in questo periodo dell'anno a quest'ora è sempre abbastanza nuvolo. C'è questa moisture che arriva dall'oceano, mi ero dimenticato. Bunga. E sono lì, adesso facciamo una sorpresina. Quatti e facciamo un boom. Are you not cold? Mister, sei bravo con me, bambino. Può essere. Niente male però, eh. Il mio amico mi sai? Vai, ora prova a entrare in questa casettina. Sono troppo grande, troppo grasso, non ci sto. Questo era Capitolo, ragazzi, un paesino che io adoro, è troppo bello. Ti piace, Mister? È pazzesco. Poi abbiamo mangiato una pizza. È assolutamente incredibile. Buonissima. Non me l'aspettavo una pizza così buona qua in America. Capitola, lasciamo le spalle. E ora andiamo in direzione nord ancora. Cosa vuole di più? Un Lucano. Oh, Buga! Ciao. Thank you. Questo è il pier di Santa Cruz, caro Mister. Penso uno degli unici pier che puoi guidare la macchina. Quindi sopra, cioè, perché vedi un parcheggio, un ristorante, un pier enorme, è grandissimo. Mister è un po' sorpreso. Beh, anch'io sono sorpreso. Non è che non è nato. Io ci sono male, poter andare infatti, in macchina su. Ci sono stato anche in moto qua, bellissimo. Una delle prime volte che conoscevo il coso, in moto. Avere l'idea di dire, ok, guido la macchina sul pier. E poi è un pier enorme, veramente enorme. Voglio comprarmi un cappello. Non so perché, cioè, oggi c'è la fissa. Ma guarda chi va, sì, ma qua c'è una vista incredibile. Eh sì, voglio trovare un cappello, oggi compro un cappello. Mister dice, ma che cacchio stai facendo? Ragazzi, questo c'è ancora da pescare. Scusate, vedi qua c'è il cappello da pescatore. You have something more like a cowboy, something like that, or that's the most. C'è qualcosa che non mi attira. Scusate, ragazzi, che io sono fatto così, caro Mister. Non ti arrabbiare con me.
Ho deciso, schippo. La ricerca del cappello matto ora. Devo fare sto cappello ora. Abbastanza incasinato camminare su sto coso. Ma è troppo figo. E questo è il ponte di Bad Boys. State a vedere il film. Fighissimo. Questa è la scena. Che si buttano giù dal ponte. Abbiamo deciso di scalare questo ponte. Sopra lì scaliamo, andiamo lì e poi ci buttiamo dal ponte. Bellissimo, non vedo l'ora. L'acqua è un po' bassa, però vediamo. Se rimbalziamo vuol dire che sarebbe stato un successo. L'unica cosa che può spostare sta gente è il treno che passa. Adesso arriva a treno. Esatto, adesso è arrivato per un treno. Comunque qua è bellissimo, ragazzi, è una vista bellissima. Non è più in uso, però è una zona caratteristica veramente di Santa Cruz. Punto più famoso qui a Santa Cruz per fare surf. Molti sono abbastanza grossi, ragazzi, faccio un po' incredibile. Incredibile come fuori dal vento, via dal vento, c'è questo sole, è caldissimo, ragazzi. Ora siamo su queste rocce scivolose. Dov'è mister? Mister, ti ho perso, dove sei? Che fai lì sotto tu? Tu non vieni qua perché hai paura. Sì. La vista è bellissima, pazzesca. Perché comunque una delle zone più famose, penso, sono una costante. Le onde sono molto costanti e grosse. È una destinazione molto cool per chi ama fare surf. Tu fai surf? No. Perché no? A Nottingham. Ai! Ora ci rilassiamo un attimino. Infatti mi stavo appisolando, ragazzi. Aspetta, dove vado? Pazzo. Il centro di Santa Cruz, non c'ero mai stato io qua. Da paura. Bellissimo. Ma quello più stanco dei due sei tu adesso. Sono stanco, essere sincero. Aspetta, hai guidato per tutta la notte tu. Grazie. Io mi sono già un po' riposato in macchina. Sono le 10, ragazzi, 10 e mattino. E siamo stati alle 5 e mezza. 5 e mezza, sì, sì. Alla fine non c'è tanto sonno dietro. Però poi il vento, il sole, l'Emilia. Sì. Che ti distruggono soltanto al pensiero. Il mister dice che la menta non, la pianta di menta non esiste. No, ho detto che l'albero della menta. Ah, l'albero menta. La pianta della menta come si chiama? Mento? Quello è l'albero della menta che si chiama mento. O mentina. Siamo stanchi, Tu sei stanco! Scusami, l'albero di mento si chiama mentina. Mento. Mento? Allora avevo ragione, si chiama mento. E perché mi dici non mento? Adesso poi nei commenti ci sarà qualcuno che sicuro dirà che... Lo so già. Ma tra il mento e la mentina. Oh, mamma mia, già sono stanco, poi tu mi butti queste cose qua in faccia e voglia. La puzzetta.